facciamo passare un po' di questo radio ti prendo da lui. Thank you.
Saluto cordialmente tutti, saluto cordialmente il fratello Calogero, che ringrazio per il suo fraterno invito e per la sua amicizia soprattutto. Saluto i presbiteri, i diaconi, saluto le autorità presenti, il signor sindaco e tutti voi. È un saluto affettuoso e cordiale. E devo augurarvi subito buon compleanno, perché oggi sono 200 anni per questa chiesa e siete una chiesa che nonostante i due secoli resta giovane perché è chiesa che ama. Questo dice la vostra tradizione e la vostra storia, ma non è soltanto chiesa che ama, essa stessa è amore. E ora permettetemi anche un ricordo particolare e personale. Con Caltagirone ho un dono in comune, Monsignor Fasola, quel grande vescovo e grande padre che ho avuto la gioia di essergli segretario per 6 anni e che in questa chiesa ha seminato il suo amore e la parola. E mi piace stasera, tenendo conto delle letture ascoltate, pensando al giubileo della misericordia, guardare con voi il patrono San Giacomo e vedere nelle sue caratteristiche i tratti che devono essere riconoscibili nella Chiesa. Questa Chiesa di Caltagirone e non solo. La Chiesa che in cammino verso l'orizzonte proposto da Gesù. Anche perché, io penso, celebrare un compleanno non è solo ricordare e guardare quanto si lascia alle spalle, ma di questo ringraziamo insieme il Signore per quello che ha operato in questo territorio e in questa Chiesa. Ma fare il compleanno è guardare soprattutto il cammino da compiere, ricchi appunto di quanto si è vissuto. Giacomo è stato chiamato da Gesù a condividere e vivere con lui i suoi momenti solenni e ufficiali. Si è lasciato afferrare dalla forza sconvolgente della parola del Maestro, tanto da cambiare, e senza pensarci troppo, la propria vita, sino ad arrivare al martirio. Ma anche Giacomo, come ogni uomo, ha dimostrato fragilità, pensieri troppo umani, lentezze e tentazioni, tanto da chiedere a Gesù di sedergli accanto assieme al fratello nel suo regno. Ma è Giacomo che assieme a Cefa e Giovanni che ricorda a Paolo di dare attenzione ai poveri per non rischiare di dimenticarli. Ed è lui a scrivere che senza le opere la fede è morta. Allora stasera voglio chiedermi e chiedere con voi: ma quale chiesa per oggi e per domani, visto che il Signore ci chiede, grazie alla sua Pasqua, alla sua trasfigurazione, di guardare avanti? Allora, una chiesa consapevole che può vivere la fedeltà al suo sposo, ma può viverla solo se si mette a servizio del mondo. Una chiesa il cui compito è gridare la profezia, ma anche scandalizzare con i gesti dell'amore. Una chiesa che non guarda il mondo con timore, ma si immerge in esso, anche se il mondo della violenza, delle periferie, della mafia, della disoccupazione, dello squallore, di coloro che non hanno mai sentito parlare di Dio. Una chiesa che non può non aprirsi a questi mondi e servirli in nome di Cristo. E lo fa cosciente che il mondo è il luogo in cui i discepoli rispondono alla vocazione di essere chiesa radunata nella carità, che è il luogo dove si realizza il futuro che Dio ha promesso e che in essa e con essa intende anticipare. Una chiesa che riconosce che il territorio è l'ambito di incontro tra la fede e la storia. Chiesa che sa che essa c'è per il cuore e la grandezza dell'uomo, soprattutto
di chi è stato messo fuori dal giro della società, che sa di esserci per aiutare l'uomo ad avere speranza ed essere essa stessa speranza. Chiesa che riconosce che il suo posto è là dove la gente lavora, soffre, gioisce, abita, vive, che capisce la solitudine e la sofferenza del lebbroso e lo guarisce toccandolo, che piange senza vergogna assieme alla mamma che accompagna il figlio alla sepoltura, che partecipa alla gioia dei due sposini di Cana e non permette che la festa si rovini. Chiesa che è ricca di Dio, scende l'umano e accetta il rischio della ferialità, che sente forte l'esigenza di un nuovo modo di porsi di fronte al mondo, modo nuovo di amarlo, di valorizzare i suoi progetti, i suoi desideri, le sue interpretazioni, la sua voglia di vivere, di lavorare, di costruire il futuro. Una Chiesa che è consapevole che solo se si lascia fabbricare dall'Eucaristia riuscirà a sentire il brivido della passione per l'uomo, che sente la necessità della preghiera, ma sa che per pregare, e pregare bene, occorre avere in mano insieme la Bibbia e il giornale. Chiesa che vive la fede con gioia, purché non si accontenti di una fede minion, light, una fede a bassa calorie, da prendi tre e paghi due, ma si lascia guidare per essere pronta e dare amore a tutti, specialmente ai più emarginati, perché essa, come dicevamo, è carità. Chiesa che serve come il sale che dà sapore sciogliendosi, come la candela che illumina consumandosi, come il lievito che fermenta mescolandosi con la farina, come il chicco che diventa grano marcendo. Chiesa che ha nella carità la sua carta costituzionale, che ama servendo e serve amando, perché una Chiesa che non serve, non serve a niente. Chiesa che non si accontenta di essere esperta in umanità, ma vuole essere immessa nell'umanità. Chiesa che non sta con le pulone, perché sa bene che Lazzaro c'è il suo Signore, che esce nelle piazze a tutte le ore del giorno e sa aspettare che il grano germogli nonostante la zizzania, che preferisce essere seminatrice più di speranze che di paure. Chiesa che è così piena d'amore da saperlo trovare anche dove nessuno lo penserebbe. Il ladrone sulla croce si sentì guardato dal Signore e cambiò il suo cuore. Una Chiesa che sa parlare di Dio che ama, ride, piange, che è geloso, ma ha anche una debolezza: gli umiliati, i senza nome, gli ultimi, i nessuno. Chiesa che ha un focolare sempre acceso per quanti hanno freddo e sono soli, che ha del pane caldo preparato per quanti hanno fame, e alla porta aperta, la luce accesa e il letto pronto per chi è in viaggio, stanco, alla ricerca di un amore che non ha ancora incontrato. Chiesa che percorre le Samarie di oggi, quelle Samarie costellate di pozzi, perché là si può incontrare la Samaritana, affiancate dai marciapiedi, perché lì c'è seduto il cieco nato, ricche di alberi, perché lassù c'è Zaccheo, cosparse di case, perché c'è la casa di Simone il lebbroso. Chiesa che percorrendo le Samarie vedi anche le piscine, perché lì c'è fermo l'uomo malato di Bethesda. Chiesa che esce per strada attrezzata, attrezzata di olio, di vino, avendo anche l'asino,
che può servire a portare qualcuno. Chiesa che ha in mano come bussola il Vangelo e che percorre instancabilmente la strada che da Gerusalemme va a Gerico, è la strada del Samaritano, ma va anche per la strada di Emmaus, che è quella degli andanti senza speranza, che quando incontra un uomo, soprattutto se in difficoltà, si ferma, lo guarda e regola il suo passo su quello dell'uomo. Chiesa che davanti alla paura degli uomini, perché la barca sembra affondare, dice come Cristo, con immensa comprensione e sicurezza: ma perché avete paura? Chiesa che non solo parla di emarginazione, di emarginati, ma costoro li mette al centro e li considera sua ricchezza, come Gesù mise al centro l'uomo con la mano offesa o il paralitico. Chiesa che vede il peccato nella società, ma vede anche il suo peccato. Chiesa che perché ama dovrebbe far guidare al mondo: guardate come si amano. Facendosi servizio dovrebbe far dire ai poveri: guardate come ci amano. Che trasformando la parola in gesti fa chiedere: ma chi ve lo fa fare ad amarci? Questo è l'interrogativo che dobbiamo lasciare nel cuore di chi incontriamo. Chiesa che sa consegnarsi alla sorpresa divina nella storia oggi, che ama guardare il cielo e, ricca di esso, fa dell'amore per l'uomo il suo credo. Perciò chiesa che non giudica, chiesa che perdona, ma anche chiesa che sa chiedere perdono, che mostra tutta la sua bellezza quando si fa serva dell'uomo, di ogni uomo, del più povero. Chiesa che guarda ogni uomo, e soprattutto il povero, non solo come impegno, ma come ricchezza, che sa occuparsi delle cose di Dio, ma che sa che ciò che sta a cuore di Dio sono le cose degli uomini. Chiesa che non è preoccupata di dare risposte, perché non sempre le ha, anzi che ha il coraggio di chiedere agli altri cosa hanno da dire e da offrire per affrontare insieme il problema. Chiesa che è preoccupata non solo di custodire la verità, ma anche di rivelare l'amore. Chiesa che non offre un Dio surgelato e definitivo, ma un Dio vivo che è imprevedibile, giovane, presente, che continua a parlarci ancora oggi, anche con questa storia che sembra disastrata, che stiamo vivendo, ma attraverso tutti questi eventi Lui continua a parlarci. Chiesa che non si sente sicura di quanti non agiscono per non sbagliare, ma preferisce coloro che hanno peccato per camminare. Chiesa che sa parlare più di Dio che del diavolo, del cielo che dell'inferno, della bellezza che del peccato, della speranza che della paura, dell'amore che dell'enorme, della fame dei poveri che della collaborazione con i ricchi, del bene anziché del male, di quello che è permesso anziché di quello che è proibito. Chiesa che sa parlare dell'oggi e del futuro e non solo del passato. Chiesa che sa essere discepola e maestra nello stesso tempo, che ci assicura che la Pasqua è già esplosa, che noi abbiamo iniziato a risuscitare. Questo sento di dire in un momento di chiesa così forte e così bello come quello che state vivendo. Una chiesa che è ricca, come dicevo, della sua storia, ha voglia di guardare avanti, è guidata dal suo pastore, è disposta a fare questo cammino, rischioso senz'altro, ma l'amore è sempre rischio. Un amore che non rischia non è mai amore, gli manca sempre qualcosa,
per essere tale. Ecco appunto, nel giorno del compleanno della vostra Chiesa, ho voluto così leggere liberamente la parola di Dio guardando avanti. Forse devo chiedervi scusa per il modo con cui l'ho fatto. Quanto vi ho detto, l'ho fatto diventare oggetto della mia preghiera e pregherò in questa messa per questo. E ve lo presento come il mio augurio per la vostra festa. Possa la Chiesa Calatina essere sempre fedele, bella e giovane, come l'ha sognato e la sogna il Signore del cielo e della terra. Vi confesso però che la stessa preghiera l'ho elevata al Signore per la Chiesa che mi è stata affidata, quella di Agrigento. Allora vi chiedo di pregare anche voi per la Chiesa agrigentina, così come io sto offrendo al Signore la mia preghiera e il mio sacrificio per voi. Maria Santissima, San Giacomo e San Gerlando, protettori di Agrigento, ci aiutino nel nostro cammino, arduo ma bello, perché è un cammino che porta alla Pasqua. E allora auguri, auguri a te Vescovo e Pastore di questa Chiesa, auguri a tutti voi con tanta speranza nel cuore e la gioia di essere noi, voi, la continuazione di Cristo oggi. Auguri e grazie. È bello in un momento come questo, guardando San Giacomo, fare la nostra professione di fede, dire al Signore la gioia di essere cristiani e di essere dalla sua parte, come lo è stato Giacomo, nonostante la nostra povertà. Allora sarò io a chiedervi se credete. L'importante è che la risposta parta dal cuore e non solo dalle labbra, perché dire credere è dire amo e dire anche spero. Allora io vi chiedo, credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Oh,
sorella perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Purificaci, o Padre, nel battesimo di sangue di Cristo nostro Salvatore, perché possiamo, offriamo un sacrificio a te gradito nel ricordo di San Giacomo, che primo fra gli apostoli partecipò al calice della passione del tuo figlio, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sia attraverso i secoli segno visibile della tua santità e in nome tuo trasmetta agli uomini le verità che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutti gli angeli, proclamiamo nel canto la tua gloria. Perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli rese il pane, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Celebrando il memoriale del tuo figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, nel rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci uniamo del corpo e sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso, insieme con i tuoi eletti, con la beata Maria, Vergine Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Giacomo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il Vescovo Francesco che presiede questa Eucaristia, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Calogero, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te mio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli. Scambiatevi il dono della pace. Oh.
ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Affetto che mi lega a voi anche per il ricordo di quel grande uomo che così mi ha fatto
Spirito Santo. Adesso amo da Dio la processione della reliquia e del simulacro di San Giacomo. Ascolta, forse è con i coppi. Con i coppi.
corpi. Vai con Rolando. Patrono nostro, apostolo tra i prediletti di Gesù, difendici, proteggici, salvaci. Insieme, San Giacomo, patrono nostro, apostolo tra i prediletti di Gesù, difendici, proteggici, salvaci.
della vostra capacità di resistenza anche al freddo. Ci concentriamo semplicemente per fare l'affidamento della nostra città e della nostra diocesi all'Apostolo San Giacomo, perché ci protegga e ci custodisca. Da che cosa? Evidentemente ciascuno di noi può esprimere il suo desiderio, la sua richiesta, ma chiediamo a San Giacomo che ci protegga da quelli che per davvero sono i mali che affliggono ciascuno di noi e la nostra società. Sicuramente lui dall'alto avrà una valutazione migliore della nostra per capire che cosa per davvero distrugge l'uomo, la sua dignità, la sua grandezza e la sua posizione in questo mondo. Sempre fa risuonare in mezzo agli uomini, invitandoci a gioire per il suo amore annunciato instancabilmente ad ogni creatura. Accogli con benevolenza l'atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia. Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori. Custodisci tra le tue braccia la nostra vita, il nostro amato popolo, la nostra diocesi, le nostre città, i nostri sacerdoti e diaconi, le famiglie, i malati, i bambini, i giovani, coloro che sono oppressi dai pesi della vita. Benedici e rafforza ogni desiderio di bene, ravviva e alimenta la fede, sostieni ed illumina la speranza, suscita ed anima la carità, guida tutti noi nel cammino della santità. Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ogni lode, gloria e benedizione nel tempo e nell'eternità. Thank you.
Proteggici, salvaci e vediamo.